Eccoci qua. Siamo arrivati. Dani, vuoi il fisso? Te lo fisso. Ok. Ecco qua. Il fisso, te l'ho fisso. Ti lasciamo da sola? No, 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 vuoi anche noi? No, no. Te dico no, te dico no. No, ho bisogno di aiuto. Eccoci qua. Allora, no, intanto facevo una comunicazione di servizio, così... È pronta la pizza. La pizza dopo, quando uscite... Non scappate. C'è da far merenda. No, avete visto che ci ha ripreso tutta la mattinata Telereggio, perché produrrà sia un CD che poi faremo avere alla scuola, insomma, con la giornata di Bella Copia, ma manderà anche in onda alcune parti dell'evento di questa mattina. Vi davo le date e gli orari, così se volete guardarvi. Dovrebbe essere trasmesso su Telereggio, nella trasmissione Dare e Avere, venerdì 1 giugno alle 21 e tutte le successive repliche, e sul canale 645 Rex, che è quel canale di Telereggio di divulgazione e approfondimento, martedì 5 giugno all'1 e replica alle 21, quindi alle 13 e alle 21. In televisione. In televisione. Bene. Allora, Rullo di tamburi, Marcello, quello di prima, bellissimo, eccolo qua, senti che tensione che sale. Perfetto. No, innanzitutto volevo presentare la commissione che ha valutato i lavori di Bella Copia, perché così condividiamo un po' anche la responsabilità delle scelte. Allora, nella commissione di valutazione eravamo in 5. Quindi oltre a me, insomma, come coordinatrice del progetto, io poi, insomma, di lavoro seguo l'ufficio economico finanziario di Lega Copreggio, quindi, insomma, i progetti di impresa li vedo per lavoro, quindi per me, insomma, è normale sia costruire che valutare dei progetti di impresa. Insieme a me hanno fatto parte della commissione un insegnante, il professor Lucio Levrini, che è qui con noi, che è il nostro collaboratore fisso di Bella Copia. Lui in particolare si occupa di Bella Copia Ricerca, che è quella sezione del progetto dedicata alle scuole medie, quindi ai progetti di ricerca nelle scuole medie. Terzo componente della commissione di valutazione, come esperto aziendale, Simona Caselli, che è presidente di Lega Copreggio Emilia. Io vi porto anche i suoi saluti, perché lei doveva essere qua con noi questa mattina, ma purtroppo un impegno di lavoro che era assolutamente inderogabile l'ha dovuta far andare a Roma, e quindi non è qua con noi, però ha partecipato ai lavori di valutazione dei progetti, quindi ha visto tutti i vostri lavori e ha dato il suo contributo nella determinazione dei premi. Il quarto componente della commissione, come esperto di politiche sociali e di comunicazione, Carlo Possa, che è il nostro collega di Lega Coop, che salutiamo, che segue la comunicazione in Lega Coop ed è anche responsabile delle cooperative sociali. Infine ha fatto parte della commissione anche Franco Barambilla, che voi avete conosciuto perché è il regista che vi ha aiutato a confezionare gli spot, che è docente di regia e che ha dato la sua valutazione in particolare, diciamo, per gli aspetti legati alla produzione dello spot. Questa è la commissione. Io partirei con l'assegnazione del premio alla migliore presentazione di questa mattina. Chiederei a Matteo Carnevali, che ha seguito i lavori di preparazione, e a Riccardo Faietti di venire qui sul palco con me, perché vorrei condividere con loro la consegna del premio. Do anche... Sì.
dei gelati, così se siete più liberi. Vabbè. Ciao. Allora, Matteo, se hai magari qualcosa da dire ai ragazzi rispetto ai lavori. Vabbè, un semplice sentito grazie perché mi avete accolto nelle vostre classi. Avere un sacco di aneddoti perché entravo in condizioni allucinanti. Voglio dirvene solo una. Posso? Tre secondi. Assolutamente sì. Entro nella classe. Dove sono? Loro. No, allora, loro come esempio. Entro, ovviamente, erano tutti fuori. Sul muro c'erano tipo 200 pacchetti di sigarette. Ora io inizio a guardarli, arriva vicino a me, mai visto prima, ovviamente lui, ti alzi, Casoli, e mi dice, qua ci sono le sigarette, poi c'è tutta l'altra roba di là. Questo è stato il benvenuto che mi hanno dato i ragazzi. Detto questo, grazie comunque per aver lavorato. Io ho ammirato stamattina più i lavori che avete fatto qui, che eravate emozionatissimi, tanti errori che non mi importa, l'emozione che avevate quando eravate lì. Eravate veramente belli, belli, autentici, timorosi, però con la voglia di fare. E penso che il mio semplice augurio è che teniate questa voglia, questa energia che avete fatto, con cui vi siete messi in gioco, in qualsiasi cosa che farete nella vostra vita, perché vuol dire che vi considerate il lusso di dare energia e positività alla vostra vita. E dunque in bocca al lupo per tutto e grazie. A nome di tutti, quindi ringrazio Matteo perché ha fatto secondo me un ottimo lavoro con le classi, vi ha dato entusiasmo, avete presentato degli ottimi lavori, quindi grazie ancora Matteo. E allora noi abbiamo valutato le vostre presentazioni e abbiamo deciso di assegnare il premio della miglior presentazione, che è un premio di 500 euro, che va alla classe, che poi insomma deciderà di usarlo come meglio crede, e alla presentazione che questa mattina ci ha colpito per la sua freschezza, la sua spontaneità, e secondo noi è stata anche la presentazione più divertente, che ha coinvolto molto i ragazzi. E quindi abbiamo deciso di dare il premio alla migliore presentazione a Fattoria Tecnologica. Ragazzi. Fammi salire. Sì, salite ragazzi, forza. Forza, forza, forza. Eccoli qua. Te l'avevo detto che con un colpo di ceretta ti portavi a casa il premio, no? L'avevo detto. Ecco qui, questo è il premio di 500 euro per il progetto. Adesso salgono, sono 12.200. In mezz'ora dovrebbero salire tutti, ragazzi. Matteo, ti... Daniela, vuoi il microfono? Ok. Non mi ricordo. Premia Riccardo. Vabbè, io non dico niente perché la pizza me la sono già giocata inizio mattina, quindi adesso non ho più niente da dire. Quindi complimenti ragazzi, in bocca al lupo per il vostro futuro, bravi. Ringraziamo il prof e il tutor. Del tutor e dei professori. Bravi, veramente bravi. Complimenti a tutti perché alla fine ce l'hanno fatta. Il suo nome? Tiziana. Giuseppe. Ok. Bene. Complimenti ragazzi. Un altro applauso. Bravi. Bravi ragazzi, ora arrivate a Anna. Con le foto siamo a posto, ho fatto le foto. Dai Matteo, non vedo con noi, dai, vai. In questi 20 minuti,
cui loro scendono, vi reciteremo una poesia del Pascoli dal titolo Ai ai la pizza, ai ai. Se c'è pego. Vedo dell'amarezza e della delusione sui volti delle altre, diciamo, dai, siete stati travolti anche voi dalla simpatia della messa in scena, c'è poco da dire, dai. Rita. È oggettivo. No, Rita no, per me no, è la Rita Maionchi. Ok, ecco. Allora, passiamo adesso ai due migliori progetti d'impresa. Allora, al secondo classificato verrà consegnato il premio Innovazione, che è un premio di 1.000 euro. Io vorrei chiamare qua sul palco per la consegna del premio Ilenia Malavasi, assessore all'istruzione dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia. Facciamo un applauso. Dire qualcosa solito attimo di ampasso davanti a un microfono. Prima o dopo la consegna del premio? No, dopo. Dopo la consegna del premio. Quindi aspettiamo il rullo di tamburi, Marcello, anzi abbassalo un po' che è un po' troppo forte. Allora io vorrei fare annunciare il premio a... A noi? Sì. Me lo spillo. All in. No. Ladies and gentlemen, vince il secondo, no, il premio per il progetto. Cioè, il secondo premio che comunque consiste nel premio per innovazione. Il liceo scientifico. Doveva vincere Emma, ragazzi. Doveva vincere Emma. Anzi, il progetto vince il progetto Ryzen. Vai sul palco, venite! Complimenti, ma complimenti, ma quanti complimenti! Allora, lì vorrei leggere. Sì. Allora, vi leggevo le motivazioni che hanno portato la commissione a... Ascoltiamo le motivazioni, amici, che sono importanti. La sostenibilità energetico-ambientale, unita alla sensibilità nella salvaguardia del contesto urbano, rappresentano i tratti distintivi del progetto sviluppato dalla terza D del liceo Spallanzani. Il progetto è ben strutturato, con un'approfondita analisi di mercato, del mercato di riferimento e dei servizi che intendono proporre. La commissione ha giudicato particolarmente originale l'idea imprenditoriale che si inserisce nell'ambito del risparmio energetico, con l'obiettivo di perseguire l'efficacia energetica interpretando il risparmio energetico come una nuova fonte di energia. È stata buona la partecipazione della classe e molto ricco il diario di bordo che hanno prodotto. Ottima la cura della comunicazione sia nella grafica della presentazione cartacea che nella realizzazione dello spot e aggiungo io anche nella presentazione che hanno fatto questa mattina. Bravi. Bravi. Posto perché sto in mezzo. Qualcuno di voi volesse ritirare? Ritiri tu. Il premio di sei il presidente della cooperativa, fantastico. Di 1.000 euro, se vuole spezzare una lancia addosso sì, al ragazzo. Ringrazio ovviamente tutti i ragazzi, il professore Lorenzo e i tutor che vi hanno aiutato in questo lavoro. E il premio innovazione io penso che sia un premio importante che Lega Coop destina al progetto Bella Coppia, perché le nostre imprese innovano pochissimo, questo è un dato registrato dalla Camera di Commercio, nonostante molto concreto. È un premio concreto di cui le nostre imprese hanno bisogno e quindi abbiamo bisogno delle vostre idee, cioè le imprese, ma il territorio ha bisogno delle vostre idee, perché in questa fase abbiamo bisogno di creare nuove imprese, nuovi prodotti per far riprendere l'economia, quindi confidiamo sulle vostre energie e sui vostri talenti. Bravi. Complimenti al corpo di ballo. Bene, bravi. Ragazzi, se le foto di rito sono state fatte. C'è la camerona vi ha ripreso, potete abbandonare il palco. Grazie e complimenti.
qua. Ti puoi rivedere a casa con il tuo balletto, in TV. Non diglielo al tuo insegnante che è meglio. E siamo al momento conclusivo. Qua sull'assegno c'è scritto viaggio a Reggio Emilia. Circonvallazione. Rimini. Poi allora noi viaggio noi, non si sa dove. Viaggio non si sa dove, ma noi abbiamo già negli anni passati abbiamo sentito quali sono i viaggi. E non si scherza niente. Non si scherza niente. Bene. Allora, per la consegna del primo premio chiedo a Paolo Cattabiani se sale sul palco con me. Presidente, facciamo un applauso al presidente che torna sul palco con noi. Presidente, la busta. Vediamo anche un microfono. Allora, noi andiamo ad aprire. Quando ero piccolo vediamo chi ha vinto tra Emma e Alessandra, facciamo la slide. Ma sentiamo la mamma Rio de Janeiro. Allora, diamo prima la motivazione? No, dopo. Diamo prima il nome. Allora, diciamo i vincitori del viaggio sono allora il miglior progetto di impresa cooperativa sono l'Istituto Chierici di Reggio Emilia, titolo al progetto CODE. Adesso arriverà Puff Daddy per la consegna delle statuette. Allora, la motivazione, l'idea proposta è stata particolarmente apprezzata per come riesce a coniugare originalità, sostenibilità ambientale e valore sociale. Il risultato progettuale è di ottimo livello, l'analisi di mercato è ben sviluppata e approfondita, la grafica della presentazione è molto curata e lo spot realizzato è molto efficace, dimostra un'ottima tecnica. La classe ha partecipato tutta molto attivamente ai lavori di Bella Copia e ha conseguito quindi un risultato davvero eccellente. Chi ritira? Ci sono delle lacrime, Giulia. Grazie, grazie a tutti. Il ragazzo, loro vogliono il viaggio ad Amsterdam, hanno detto. Già fatto. Bene, no, allora direi, non lo so, bisogna chiedere a loro. Se le foto sono state fatte, complimenti ancora, ringraziamo i tutor, i professori e ringraziamo i ragazzi. Ringraziamo anche... Prego, potete accomodarvi, ragazzi. Prego. Complimenti, bravissimi, buon viaggio. Divertitevi. Divertitevi sul serio, portate a termine il progetto. Noi ringraziamo Daniela e il presidente che sono qua con noi. Io ringrazio Angelo e Marco per la loro simpatia. Grazie. Ci hanno fatto passare una bellissima mattinata. Ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a tutti voi. Ci vediamo per c'è la pizza. Per 10 anni l'anno prossimo ci vediamo. Certo. Ciao, grazie. Ciao a tutti.